Amici del Diario Motori, ciao, eccoci qui dopo 2 settimane così, con la voglia finalmente a parlare di un altro Gran Premio di Argentina a Termas do Rio Hondo, dove si corre per la quinta volta domenica prossima. E il Gran Premio andrà in onda alle 8 di sera, quello della MotoGP, prima agli altri, e, insomma, orario italiano ovviamente, quindi una bella domenica pomeriggio con la Formula 1 prima. Le moto alla fine potrebbe essere veramente una domenica divertente, anche se insomma, finalmente c'è un po' di bel tempo e ne abbiamo tutti voglia di uscire. Però vale la pena forse di stare a casa, perché da quello che è venuto fuori da questa giornata interlocutoria, come sempre è il giovedì, cioè quando si fanno chiacchiere, insomma, ovviamente per i fatti si aspettano le prime prove del venerdì, perlomeno quelle. Insomma, è successo che vabbè, Valentino è stato accolto come se fosse Maradona in aeroporto, gente che gli baciava la mano, un po' di tutto. Dice: a me piacciono i tifosi caldi, ma qui è quasi difficile gestirli. È un posto dove la gente fa. È un po' pericoloso arrivarci se lo fai via terra con dei pullman o delle macchine, perché puoi essere assalito. C'è 1200 km di strada da fare da Buenos Aires. Chi lo fa con l'aeroplanino è ovviamente più tranquillo e più sicuro. Ma insomma, c'è povertà, ma c'è anche tanto entusiasmo, una voglia enorme di fare casino, piloti che devono dormire con i tappi, altrimenti non, stanno svegli tutta no, tutte le notti, non soltanto il sabato. Insomma, Rossi ha detto che è un circuito che gli piace. L'anno scorso ha fatto primo e secondo, migliore per, diciamo, complessivamente per la Yamaha. E vediamo, quello incuriosisce come a tutti noi è vedere come si comporterà la Ducati su questo circuito. Ducati che non ha mai ottenuto molto. Allora, 2 anni fa Andrea non estese Andrea Dovizioso all'ultima curva dell'ultimo giro, e ce lo ricordiamo. L'anno scorso Aleix Espargaró con l'Aprilia stese Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo cadde. Insomma, sicuramente peggio di 2 volte per terra steso da qualcuno ad Andrea non potrà andare. Se poi questo invece voglia dire anche riuscire a vincere, beh, questo lo sapremo soltanto se davvero i miglioramenti della Ducati di quest'anno sono abbastanza, insomma, sono sufficienti a renderla competitiva su un circuito che è sempre stato dominio delle Honda e delle Yamaha. Marquez ha fatto 4 pole su 4 gare, ha vinto 2 volte, le altre 2 si è steso, per cui diciamo che è sempre andato fortissimo. Ricorderete il 2015 quando Valentino salì sul podio con la maglia di Maradona, che ci fu quello scarto, quella specie di incrocio tra Marquez e lui e Vale, e da lì cominciò quella brutta storia del 2015 tra i due. Adesso sono passati gli anni, speriamo che nessuno ci pensi più. Bello vedere tornare di nuovo in pista le moto. Si è parlato anche di mercato. Dovizioso ancora non ha firmato con Ducati. Lorenzo, si parla di Lorenzo in Suzuki, di cose così. Crutchlow fa il superiore, dice: se noi parlassimo del vostro di lavoro, forse ci starei io a fare anche cambio di stipendio e magari di ruolo, magari mi desse anche la sua manetta. Insomma, che cosa dobbiamo fare? Cioè, ci sono dei posti liberi, vacanti, e allora Yamaha cerca di tenersi Zarco, perché con una terza moto ufficiale fuori dal team con Vale e Vinales, già confermati per i prossimi 2 anni. In Honda c'è Marquez per 2 anni, si sta pensando a Zarco al posto di Pedrosa, però sicuramente Marquez non sarebbe, preferirebbe Pedrosa, che già conosce, col quale ha già avuto a che fare, che sa già di riuscire a battere piuttosto agevolmente, col quale convive in serenità assoluta, mentre invece Zarco arriva, è una bega, perché Zarco è uno che vuole vincere. Poi se ci riesca, se andrà come Marquez, è tutto un altro discorso, però intanto è una bega in arrivo. A Zarco è stata offerta anche la KTM, vedremo. È stata offerta anche la Suzuki che si dice sia stata offerta anche a Jorge Lorenzo. Insomma, c'è un po' di, ovviamente, di movimento, ma per il momento ancora niente di deciso. Saranno essenziali queste 2 gare, questa qui dell'Argentina e la prossima di Austin, prima del ritorno in Europa a Jerez della Frontera. Allora,
Per la MotoGP è questo, insomma, il concetto. Vediamo se Honda e Yamaha saranno ancora superiori a Ducati o se Ducati riuscirà perlomeno a difendersi, che poi il mondiale è uno sguardo più lungo del prossimo Gran Premio, insomma, si va fino a novembre, per cui va bene, basta non fare degli zeri, dei pochi punti, portarne a casa il più possibile già sarebbe una bella cosa. Dopo, è una pista che è stata riasfaltata per una certa parte, le previsioni del tempo sono brutte, quindi ci sono tanti punti interrogativi su queste giornate di prova e poi sulla gara. Se dovesse piovere, credo che quelli più in difficoltà potrebbero essere Vinales, Lorenzo, che ha presentato anche un libro, una specie di autobiografia, quello che è stato il suo così, travaglio interiore in questi primi 30 anni di vita. E vabbè, detto questo, parliamo della Moto2. L'anno scorso vinse Morbidelli, quest'anno Chebagnac che arriva dal successo in Qatar contro davanti a Baldassarri. I due convivono nello stesso appartamento vicino a Tavuglia, quindi è uno scontro tra amici che potrebbe essere divertentissimo ancora una volta. I due sono simpatici, si vogliono bene e vanno molto forte. Naturalmente Alex Marquez, eventualmente le KTM, Oliveira, questi piloti qua, Pasini, sono sempre da tenere così, lì, da tenere d'occhio perché non si sa mai. Poi c'è Fenati che arriva, Mir, insomma Fenati che è stato il primo italiano a vincere a Termas d'Oriondo nel 2014 con la Moto3. Insomma, il Gran Premio d'Argentina è il primo Gran Premio extraeuropeo della storia del motociclismo, fatto nel 61, disputato nel 61, dal 61 al 63 compreso. Era però un po' così, come dire, i piloti europei non ci andavano perché il viaggio era molto lungo, molto costoso e molto difficile. Per cui il primo Gran Premio lo vince Kissing, un argentino con una Mecces, il secondo Caldarella, un altro argentino con la Mecces, e poi nel 63 vinse il Vodo con l'MV, ma poi dopo non si corse più fino agli anni 80. Ma insomma, sono sei gli italiani ad aver vinto in Argentina, a Buenos Aires hanno vinto Taveri, poi ha vinto Rossi, Biaggi con le 250, ha vinto Melandri con la 125, ha vinto di nuovo Rossi con la MotoGP, l'unico nella classe regina, ha vinto Morbidelli, ha vinto Fenati. Che dire? Quello che ha vinto di più è Mick Doohan, con tre successi consecutivi, anche se in anni staccati, insomma, in Argentina si andava un paio di anni, quando si andava più, poi si tornava. Adesso invece c'è una certa stabilità, il circuito piace a tutti e vediamo cosa succederà. Anche nella Moto3 ci sono un sacco di italianuzzi che possono fare bene e vedere se riusciamo, in una terra di lingua spagnola come l'Argentina, a rendere un po' di, così, di pariglia a Martin e a Canè, che insomma ce le hanno suonate in Qatar. Dai, da domani ci si diverte. Ciao!